Salve a tutti ragazzi, io sono Salvatore e oggi vorrei fare un pronostico della partita che deve giocare domani, sabato, con l'Atalanta. Il Napoli gioca in casa adesso. Cosa vi devo dire? Il Napoli è stato un po' sfortunato, perché non lo so che è successo, ma il Napoli quando gioca fuori casa succede sempre qualcosa. Infatti ha giocato fuori casa con il Milan e si è infortunato Osimhen e Anguissa. Osimhen non ci salterà per 3 mesi, ha avuto 3 mesi di infortunio. Anguissa 1 mese di infortunio. E questi due mancheranno a Napoli per la partita dell'Atalanta. L'Atalanta, non discordiamo, è un'Atalanta forte, no, adesso siamo messi un po' male, perché Insigne forse probabilmente domani salterà la partita perché ha avuto una settimana di infortunio e deve stare a riposo. Koulibaly invece ha avuto 1 mese di infortunio, deve stare infortunato per 1 mese e forse quando farà pure la Coppa d'Africa addirittura si riparlerà a febbraio per giocare a Koulibaly. Comunque invece Fabio Ruiz nemmeno giocherà domani perché ha avuto pure lui 2 settimane di riposo. Ma io non capisco, quando il Napoli gioca fuori casa succedono sempre queste cose, si infortunano sempre, è proprio sfortunato il Napoli giocare fuori casa. Infatti con il Sassuolo si è infortunato Koulibaly e gli altri Insigne e Fabio Ruiz. Comunque il Napoli domani dovrà giocare con questi titolari, credo. Manolas infortunato, pure lui e Gulam non si sa per quanto tempo. Questi due non si sa nemmeno quando possono cominciare a giocare. Comunque domani il Napoli dovrà giocare con il solito Ospina, Di Lorenzo e Rachmani e Jesus in difesa. In avanti sempre Lozano, Zielinski, Elmas, Politano, Omas e Mertens e Petagna. Questi sono i giocatori che facendo le corna a terra, speriamo che non si facciano male perché qua siamo messi male. Il Napoli è partito bene, però ha avuto un sacco di infortuni ai giocatori. Comunque, bando alle chiacchiere, ragazzi, io adesso farò un pronostico. E dirò la mia, il Napoli domani vincerà per 2-0, pure se ci sono parecchi giocatori che non giocano, titolari, il Napoli per me vincerà, romperà questo ghiaccio e andrà lo stesso avanti, perché non ci dobbiamo rammaricare, il Napoli deve vincere. Comunque ragazzi, segneranno, per me segnerà Politano e Zielinski. Questi due qua segneranno. Io vedo che Napoli vincerà. Forza Napoli e facciamo tutti il tifo per Napoli. Speriamo che si riprendano più presto gli altri giocatori infortunati. Ciao ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao ciao.